Paletta, che è il giocatore che con 10 punti di media in questo momento è il miglior realizzatore dal punto di vista delle medie, quantomeno in campo per Saronno. Palla 2 e si parte con questa prima giornata di ritorno. Primo possesso per Milano 3, che come spesso accade va a cercare un blocco per il tiratore sulla prima azione. Stavolta però Tandoi non viene servito, è proprio lui che però va a ricevere. Mancano 10 secondi alla fine del primo possesso. 5 palmi, si prende il tiro che sbatte sul primo ferro. Primo rimbalzo della partita proprio di Andrea Quinti, che va subito nelle mani esperte di Mariani. Il suo cambio di mano però sfiora il piede di Gabanelli e trova poi le mani da parte di Beretta, che poi va a servire Pellegrini, che si prende il fallo e andrà in lunetta con 2 tiri liberi. A servirlo era stato Fusella, non Beretta, che si era ritrovato il pallone in mano. Backdoor, passaggio pronto dalla lunetta, il numero 15. Bella esecuzione del gioco, più che un gioco è stata proprio una situazione di trovata splendidamente da Saronno. Lettura ottima di Pellegrini, taglio backdoor, passaggio intelligente di Fusella e fallo subito. 1 su 2 per il giovane Gabriele Pellegrini, che porta subito in vantaggio Saronno per 1-0. Adesso deve rispondere Milano 3. Sono arrivati, è arrivato il primo fischio. Dobbiamo menzionare anche i due direttori di gara, mentre c'è una banalissima palla persa tra Gabanelli e Tagliabue che non si sono capiti. Sono Roberto Rusconi di Pavia e Nicola Cantarini di Annicco in provincia di Cremona. Un arbitro molto esperto, uno molto giovane. Possesso per Saronno, ancora con Pellegrini, il taglio da parte di Fusella che non viene servito, si apre Quinti, non riesce a ricevere per la buona difesa di Bertoglio, il numero 22 che poi trova invece Mariani, lo scarico è ancora per il numero 16, Fusella che trova prima un assist, adesso un canestro, 3-0 Saronno. Ottima esecuzione, penetrazione di Mariani, Fusella in visione, 2 punti facili per Saronno. Split il blocco, 5 palmi che poi trova Bertoglio, aperto da 3 punti! Come sempre, per la terza partita consecutiva, l'apre Bertoglio con una tripla, 3-3. Anche in questo caso Milano 3 si sta affidando alle proprie armi migliori, il tiro da 3 punti di Bertoglio è una di queste. Attacca Mariani, che subisce il fallo da parte di Gabanelli, sarà rimessa perché non era in una situazione di tiro, è stato bravo a sfruttare il blocco, qui l'esperto Mariani. È rimessa in zona d'attacco, secondo fallo per Milano 3, il primo per Matteo Gabanelli. Adesso è addirittura Mariani che va in post, lo scarico va a trovare ancora una volta Beretta che attacca il centro e poi scarica per Pellegrini che si deve prendere la tripla, la manda a bersaglio, quarto punto per lui, che trova nuovamente il più 3 per Saronno. Classe 2002, giovanissimo Pellegrini che già a quota 4 in questo avvio dopo neanche 2 minuti di gara. La ricezione di Tagliabue non è facile perché c'è una buona difesa di Mariani, ancora una volta non prontissimo sulla ricezione, numero 12 Milano 3, possesso per Saronno. Saronno con Mariani può permettersi di fare cambio difensivo in situazione di emergenza, perché Mariani è un creatore di gioco sovradimensionato, nel senso che è un giocatore veramente grosso. Adesso lo vedete, spalla canestro contro Gabanelli a cui dà tanti centimetri, tanti chili. Questo è un vantaggio che sfrutta sempre, e anche come in questo caso, altro assist per Fusella, 8-3. Eh sì, 4 di Pellegrini, 4 di Fusella e più 5 per Saronno. Deve rispondere subito a Milano 3. C'è il blocco da parte di Tagliabue. Tandoi lascia spazio per 5 palmi che si deve prendere la tripla, va molto corto però. E quindi pallone che finisce direttamente fuori senza nessuno che possa prendere questo rimbalzo. Primo cambio già per Milano 3. Va fuori Matteo Gabanelli, ha subito bisogno di chiamare in campo il capitano col numero 14 Marco Colombo. C'è stata probabilmente deviazione però sul tiro da 3 punti scoccato da 5 palmi e quindi il possesso è ancora di Milano 3 con 14 secondi prima dello scadere dei 24. Rimessa con Tandoi, marcato a visto dal numero 22, esattamente come il suo, Matteo Beretta. Confermano la scelta i due arbitri, si danno l'ok e quindi può andare a rimettere Milano 3. Il blocco per aprire lo spazio per il solito tiro dall'angolo da parte di Marco Colombo, va corto anche lui, il rimbalzone da parte di Fusella che va da Beretta. Può andare a attaccare subito Bertoglio, non trova spazio e torna ancora da Fusella. Arriva il blocco per Mariani che deve sfruttarlo per andare verso il ferro, troppo facilmente. Altro canestro di Saronno, 10-3, tanta fatica per Milano 3 in questo avvio. Mariani veramente un rebus per la difesa di Milano 3, è un giocatore capace di fare tantissime cose in campo, sia di passare a palla ai compagni sia di mettersi in proprio, e la sua marcatura sarà il vero dilemma di questa partita. Forza Tandoi, allora può correre ancora Saronno. Beretta,
in palleggio, blocca e poi va a trovare ancora il giovane Pellegrini in post da Fusella, che deve attaccare Tagliabue, che tiene bene, non trova uno scarico facile, arriva adesso il passaggio per Quinti che sbaglia un rigore da un centimetro, prende rimbalzo e sbaglia anche il secondo. Fortunata qui Milano 3 perché Bertoglio se l'ha perso prima sul taglio, poi sul rimbalzo, ancora 10-3 e possesso per i biancorossi. Colombo che attende il movimento di qualcuno, alla fine vede in angolo Bertoglio che da lì dall'altra parte ha appena segnato. Non cambia la sostanza, altri 3 punti, 6-10, 6 di Bertoglio che in questo momento è il mattatore dell'attacco di Milano 3. Bel passaggio dal lato all'altro di Colombo che ha visto Bertoglio nell'angolo. Bertoglio poi, soprattutto all'inizio delle partite, è veramente una sentenza, 2 triple per lui. Si apre bene Pellegrini che finge di prendere il blocco da parte di Fusella, cambia direzione e in ritardo 5 palmi, fallo e altro giro in lunetta per il giovane numero 15 che, Dani, sinceramente non ci aspettavamo in questo quintetto iniziale, vista anche la giovane età, però diciamo che se lo sta guadagnando degnamente. Assolutamente, si vede che sta a giocare a pallacanestro, sta a riconoscere le situazioni di gioco che la difesa di Milano 3 gli concede e le sta sfruttando benissimo. Saranno una squadra probabilmente... una via di mezzo tra squadra giovanile e squadra di alto livello, perché è una squadra che utilizza tantissimo il gioco senza palla. Adesso abbiamo visto tanti scarichi, tante assist verso i compagni, è una squadra che taglia tanto verso canestro e sarà difficile da contrastare. E sesto punto per Pellegrini che raggiunge Bertoglio in vetta ai marcatori di questa partita. Blocco di Tagliabue, Tandoi non riesce a servirlo, si torna ancora lì, c'è un mismatch perché Pellegrini è sicuramente fisicamente più debole, il mismatch c'è anche con Tandoi che attacca Fusella che non lo può tenere, arriva una stoppata non secondo però il direttore di gara da parte di Quinti, fallo e primi tiri liberi anche per la formazione di Basilio con numero 22, Nicolò Tandoi. Sembrava più palla che fallo questa situazione qua. Tandoi è riuscito a battere la prima linea della difesa di Saronno, che comunque è una difesa con tanti centimetri, tanti chili, è arrivato fino in fondo. Alla fine poi c'è stato Quinti che ha cercato la stoppata, gli arbitri hanno visto il contatto falloso e hanno dato 2 tiri liberi a Nicolò Tandoi. Sblocca anche il suo di tabellino Nicolò Tandoi con il primo tiro libero a bersaglio, con il secondo si ripete, cambio intanto per Milano 3. È uscito Nicolas Cinque Palmi, un po' spento in questi primi 5 minuti di gara, dentro Valdameri, che non aveva giocato nell'ultima uscita di Milano 3. Oggi invece è subito in campo dopo 5 minuti da 3 punti, con spazio Beretta, punisce il cambio di difesa di Milano 3, che era passata a zona, troppo spazio in punta, 15-8 per la formazione ospite. Tagliabue in palleggio, ancora da Tandoi, che di spazio ne ha ma non... guarda il canestro per tirare, preferisce attaccare poi Azzard, un tiro di mano sinistra dopo un arresto. Tagliabue ancora una volta un po' distratto su questo pallone, ancora tanto spazio però dall'altra parte per Bertoglio, stavolta la tripla non va a bersaglio. Fusella, vita facile al rimbalzo, Mariani fa correre subito Pellegrini che deve attaccare, bravo Colombo a tenere, lo scarico per Quinti non è dei migliori, si torna da Mariani che cerca Fusella, ancora Pellegrini a sfruttare il blocco, tanto spazio per lo scarico di Fusella che rolla in maniera meravigliosa e trova il canestro del 17-8. Timeout, coach Sandro Pugliese. Saranno una squadra che sa giocare a pallacanestro, sa veramente giocare a pallacanestro, ottime esecuzioni, sta facendo cose molto semplici ma fatte veramente bene, stanno cercando di prendere un vantaggio attraverso consegnate, attraverso il pick and roll, comunque all'interno della prima parte dell'azione, e lo cercano di finalizzarlo e stanno trovando tanti tiri vicino a canestro. Questo è veramente un problema per la difesa di casa. Eh sì, 17-8 esattamente alla metà di questo primo quarto. Milano 3 che è riuscita in un modo o nell'altro a trovare qualche canestro, i due con Bertoglio, i tiri liberi da parte di Tandoi, però fondamentalmente dall'altra parte Saronno ha segnato praticamente in quasi tutti i possessi offensivi a disposizione, ha sbagliato quello con Quinti da veramente 2 passi, compreso il rimbalzo in attacco, e quindi margine già abbastanza ampio, più 9 per la formazione in maglia bianco-blu. Adesso vedremo come riuscirà a rientrare Milano 3 dopo questo timeout, però secondo me la focus di questa partita è che Milano 3 nelle ultime partite vinte ha fatto la differenza con la fisicità dei propri giocatori chiave, nel senso che Cinque Palmi ha vinto l'ultima partita, è stato uno dei protagonisti dell'ultima vittoria facendo valere la propria velocità, la propria fisicità. Bonora nelle partite precedenti aveva fatto lo stesso e oggi contro una difesa ben strutturata con chili e centimetri questo sarà maggiormente complicato.
pronto a rimettere il pallone in campo dopo il time out motivazionale anche da parte di coach Sandro Pugliese, che ha alzato un po' i toni per dare una scossa, anche un cambio, esordio nella partita per Mori al posto di Tagliabue. Colombo adesso, che ormai, data anche l'assenza di Mike Iacono, si reinventa più e più spesso playmaker. Tandoi due palleggi e poi li blocca, situazione di difficoltà. Alla fine Mori che deve attaccare, vede il taglio sulla linea di fondo proprio da parte di Tandoi, che trova Valdameri. Il pallone non va con la conclusione, che sarebbe stata due punti perché i piedi erano sulla linea. Allora ancora Beretta, uno contro uno proprio con Colombo, tiene bene il capitano biancorosso. Poi Mariani molto alto in ricezione, sfrutta come sempre molto bene il pick and roll, fa girare a destra e a sinistra Tandoi, poi la palla è schiacciata a terra ancora una volta per Fusella, che deve forzare con i piedi non rivolti al canestro. Qui la difesa di Milano 3 ha fatto anche un buon lavoro, ma non c'è stato niente da fare. Gran canestro di Saron. Canestro veramente di grande tecnica di Fusella, che è un giocatore di alta categoria per la C-Gold. Ottima esecuzione per lui, nel frattempo stoppata da dietro su Marco Colombo. Eh sì, direi impatto niente male per Fusella. Dall'altra parte Mariani senza ritmo, si prende la tripla, il pallone non tocca la struttura e quindi è ancora in campo. Molto abile Quinti a strappare questo rimbalzo, ancora nessun cambio per la formazione in maglia bianco-blu. Possesso di Mariani che si prende il tiro stavolta da due punti, sbaglia anche questo, ma ancora Quinti al rimbalzo, terzo in attacco in questi primi 6 minuti e mezzo di partita. Beretta col doppio blocco ad attaccare Mori, va al ferro, sbaglia anche lui al rimbalzo, la lotta premia alla fine Marco Colombo, che però prova a saltellare su un piede, ma uno dei due era oltre la linea di fondo campo. Ancora rimessa per il quarto extra possesso della formazione ospite. La felicità di Saronno, oltre a probabilmente anche una maggiore concentrazione e voglia in questo momento, sta facendo la differenza. Stanno mettendo veramente sotto pressione Milano 3 al rimbalzo difensivo, e questo sta dando extra possesso. A proposito di giocatori poi di esperienza, comunque, che sotto canestro sanno giocare a pallacanestro, è entrato Filippo Politi. Eh sì, dentro Politi e Tomba, fuori Fusella e Mariani, che hanno più che ben figurato, e lo dimostra il punteggio a 3,33, 3 minuti e mezzo alla fine di questo primo quarto. La rimessa che va a trovare proprio Beretta in punta da Politi, classe 1980, ma miglior realizzatore della stagione di Saronno, con quasi 12 punti di media partita. Il numero 5 che va a ricevere in punta non possono lasciare spazio perché ha anche la conclusione. Beretta qui si incastra un po', alla fine il rimbalzo finalmente lo prende Tandoi, e che può far correre anche Milano 3. Attacca bene il centro, poi lo scarica per Valdameri, che si è stretto troppo su questa penetrazione. Il blocco di Mori è per Colombo, spazio per Bertoglio che però rifiuta il tiro, ancora da Valdameri. Serie di scambi abbastanza veloci del pallone per Milano 3. Alla fine Colombo si prova a prendere una penetrazione in mezzo all'aria un po' troppo lenta, Pellegrini dall'altra parte e verticalmente in maniera perfetta Mori non può nulla. 21-8 per la formazione in maglia bianco-blu. Come dicevamo, la difesa di Saronno sta chiudendo tantissimo l'area, e questo non permette ai ragazzi di casa di poter neanche provare, ma anche pensare di poter penetrare in mezzo all'area. Abbiamo visto tante volte Colombo che ha girato l'angolo non per attaccare il canestro in palleggio, ma per scaricare il pallone. Questo potrebbe essere un grosso problema, perché Milano 3 può rimanere in partita soltanto se aumenta l'attività in difesa e se riesce a trovare dei canestri da tre punti, cosa che fino a questo momento non è avvenuta. Torna Gabanelli, fuori Tandoi, due punti per lui nel unico giro in lunetta di Milano 3 in questa partita. È proprio Gabanelli che va a ricevere per cercare di dare anche un po' d'ordine alla manovra biancorossa. Doppia uscita che trova Bertoglio, si prende il tiro da tre punti, va lungo ma Mori lotta rimbalza e Valdameri lo strappa. Colombo con spazio per prendersi la tripla, anche questa va sul ferro e il rimbalzo è proprio di Tomba. Appena entrato Gabanelli sulle sue tracce, che lo costringe a chiudere il palleggio. È un po' pigra la difesa di Colombo e Politi riceve facilmente. Ancora la ricezione proprio di Politi, spalle a canestro contro Mori, a tanti centimetri di differenza c'è il contatto, c'è il giro, c'è il canestro, fallo, e quindi 21-8 e possibilità di 22 dopo il tiro libero per Filippo Politi. Oltre ai centimetri ha fatto valere l'esperienza. Probabilmente dalla nostra postazione non si vedeva grosso contatto tra Mori e Politi, ma ha fatto vedere proprio il contatto all'arbitro. Infatti adesso c'è la spiegazione tra l'arbitro Rusconi e Mori per cosa è avvenuto, per la motivazione del fisco. Ha preso il contatto, si è girato, esecuzione perfetta. Più 15 per Saronno. E altro cambio per Milano 3. Torna in campo Nicolas Cinque Palmi, che rileva proprio Lorenzo Valdameri, che ci ha provato anche con una conclusione che non è andata a bersaglio. Realizza il secondo Politi.
24-8 in favore della formazione allenata da coach Claudio Grassi. Adesso possesso per Milano 3, che deve cercare di rimanere agganciata a questa partita con le unghie e con i denti, e forse correndo un po' di più. Gabanelli attacca il centro, poi va da 5 palmi, attende il movimento da parte di Bertoglio che riceve ma non trova spazio. Ancora Gabanelli con spazio, lui da 3 punti. Trova il canestro dell'11-24 e adesso prova anche a dare una scossa aggressiva a Milano 3, che però sembra non voler sprecare neanche tantissime energie visto le rotazioni abbastanza accorciate. Troppo spazio per Politi, che però spara un proiettile sul tabellone. Nessuno va a rimbalzo, Quinti la pizzica ma trova le mani di Bertoglio. Eccolo ancora una volta Gabanelli, che ancora una volta va a attaccare il blocco di portato da Mori. 5 palmi proprio dal numero 9, che deve attaccare Politi, che è esperto ma non velocissimo. Gancio cielo quasi alla Karim Abdul-Jabbar, che sbatte sul ferro. Il rimbalzo è del solito Beretta, che va ancora da Pellegrini, che si sta facendo tutto il quarto in campo. Quinto in possesso, il pallone va proprio da Politi, che deve attaccare ancora una volta Mori con grande facilità. Si prende il centro dell'area, c'è un contatto, viene premiata ancora una volta l'azione offensiva del lungo di Saron. Politi in questo momento è un rebus per la difesa di Milano 3. Già era andata in difficoltà la difesa di casa contro giocatori di un certo livello. Adesso stavamo ascoltando la protesta di coach Sandro Pugliese col secondo arbitro, e è entrato Politi, sta dando dimensione interna al gioco di Saronno, cosa che prima aveva solo dato Fusella, e questo sta mettendo veramente in grave difficoltà Milano 3. E girandola di sostituzione mentre tu stavi parlando, esordio anche per Tresso, che rileva un più che positivo Pellegrini. Tresso, che era stato anche il miglior realizzatore, come detto in apertura, della gara d'andata con 10 punti per Milano 3. In campo torna Tagliabue al posto di Mori, perché la fisicità di Politi aveva messo troppo in difficoltà il numero 9 di Basilio. Dentro anche Riccardo Musumeci, che nella scorsa partita ha giocato 2 minuti, ha messo una tripla tirandone addirittura 2. E adesso vedremo se riuscirà a portare un po' di vivacità all'attacco di Milano 3, che di punti ne ha fatti 11, 26 invece per chi deve difendere. Attacca Gabanelli, il blocco di Pagliabue, non c'è spazio per tirare. Eccola l'uscita di Musumeci, che si prende la tripla, che sbatte sul ferro e poi in qualche modo va dentro, aiutata probabilmente in questa situazione Milano 3 dagli dei del basket, come direbbe Flavio Tranquillo. Lo scarico adesso per Tresso, il pallone va per Politica, ancora una volta si prende il tiro, anzi no, era una finta che però ha imbrogliato noi, ma anche Tresso, che non se l'aspettava. Palla sul muro, rimessa Milano 3. Sì, Tresso si aspettava un tiro di Politi, era già pronto, andato a fare le taglia fuori. Politi ha ricevuto, il piede destro era più avanti quello sinistro, avrebbe anche pestato la linea 3 punti, quindi nel caso sarebbe stato un tiro da 2. Non se l'è sentita, ha provato uno scarico in emergenza, errore. Nell'azione precedente, canestro di Riccardo Musumeci, che ha questa capacità di giocare pochi minuti ma tante triple a segno durante la sua permanenza in campo. Ancora Musumeci ad attaccare, poi trova Tagliabue, che ha nelle sue corde questo tiro. Il pallone sbatte sul primo ferro, il rimbalzo di Tomba, che taglia molto bene fuori 5 palmi e si va ad attaccare adesso il possesso, che si è meritatamente guadagnato. La buona difesa di Gabanelli, braccio un po' largo da parte di Tomba, che ha paura sicuramente dell'aggressiva difesa del numero 20. Il blocco di Politi, Tomba però non lo sfrutta bene, poi lo scarico è un passaggio per 5 palmi che può far correre proprio Gabanelli, che ha spazio per prendere la tripla, che sbatte sul ferro. Non so se gli arbitri ti dall'ha iniziata, e fino a questo momento anche lui non si è preso un attimo di pausa. Fulvio, io mi aspetto da parte di Milano 3 qualche scelta difensiva abbastanza diversa, nel senso che contro Saronno probabilmente anche l'idea di andare a zona potrebbe essere un'idea. Qualche anno fa Milano 3 ha vinto una partita in rimonta su questo campo, stando sotto di 20 a 10 minuti dalla fine e rimontando ancora la zona. Adesso vediamo le decisioni di coach Pugliese. Contropiede con Colombo, che va da 5 palmi, che attacca, prova addirittura a schiacciare ma si fa stoppare da parte di Quinti. Qui probabilmente un po' più concreto sarebbe dovuto essere. Grande transizione offensiva da parte di Saronno, taglio perfetto di Quinti, che subisce anche il fallo. Doppiata Milano 3, possibilità anche del tiro libero supplementare per il numero 9 in maglia bianco-blu. Saronno ha la capacità di variare il ritmo a proprio piacimento anche in base ai giocatori in campo. Quando ci sono i giocatori di esperienza, quindi capitanati tante volte con la palla in mano da Mariani, si va a un certo ritmo, un ritmo più basso, con possessi più lunghi. Invece quando ci sono la palla nelle mani dei giovani, si cerca di spingere, come in questo caso, e trovare punti veloci.
sbaglia il tiro libero, al rimbalzo ci va Cinque Palmi che praticamente senza saltare ma solo con un abile taglia fuori riesce ad accaparrarsene. Colombo in possesso, va a servire Tagliabue che poi non lo trova subito ma lo va a servire successivamente. Ecco Cinque Palmi che non riesce a trovare lo spazio per il tiro, ancora si torna da Colombo, grande difesa da parte di Saronno. Eccolo lo scarico per Cinque Palmi che attacca bene il fondo, può andare a prendersi l'ennesima stoppata, poi Tagliabue, il pallone però non viene pizzicato da nessuno e allora il possesso è ancora di Saronno, ennesima stoppata da parte della difesa ospite in questo primo quarto e poco più di secondo. Ancora tanto spazio per Politi che comunque viene battezzato da tre punti ed è una scelta. Il possesso è di Tomba e eccola qui la tripla di Politi che però ha nelle sue corde questa situazione. Il primo è andato lunghissimo, il secondo va a bersaglio 31-14. Assolutamente, ci aveva già provato, nel corso degli anni ha ampliato proprio il range di tiro come fanno tanti lunghi di quelle dimensioni a tutte le in tutte le categorie e ha trovato la tripla frontale. Gioca bene il pick and roll Gabanelli con Tagliabue, 16-31 con il primo canestro del lungo di Basilio. Adesso Tomba ad attaccare il fondo, si svita, poi si incastra, poi subisce anche il fallo da parte di Gabanelli che non lo ha tenuto fisicamente. È stato bravo qui il numero 7 di Saronno a portare letteralmente sotto canestro con la forza il giovane playmaker che coach Sandro Pugliese richiama a sé. Va dentro Nicolò Tandoi, altro ennesimo giro in lunetta per Saronno, stavolta ci andrà Enrico Tomba. Anche altro cambio, scusami Dani, perché va dentro anche Marusic, esordio nella partita pure per lui e si va a riposare direi finalmente il numero 9 Andrea Quinti. No, volevo sottolineare proprio questo, l'entrata in campo di Marusic in questo momento della partita, un giocatore come Marusic comunque con esperienza anche a buon livello, sicuramente un giocatore di categoria, che però entra dopo quasi 12 minuti mentre i giovani di Saronno sono rimasti in campo fino a questo momento, quindi questa è un'ottima notizia per coach Grassi e bene per Saronno. Doppia uscita per Musumeci che ha tanto spazio per prendersi la sua terza tripla di partita, stavolta va molto corto dall'altra parte. Adesso Beretta 32-16, esattamente il doppio il punteggio, quello di Saronno rispetto a quello di Milano 3. Eccolo Beretta che va a servire proprio il neventrato Marusic, Tomba che deve attaccare Musumeci, invece cerca ancora da Politi. Marusic spalle a canestro contro Cinque Palmi, si prende il tiro dal gomito con spazio, trova la tabella, non so quanto volontariamente, ma sono comunque due punti che portano a 34 la formazione ospite. Tandoi contro Beretta, in punta arriva il blocco da parte di Tagliabue, Tandoi si prende la tripla senza tanto ritmo, tabella da una parte, tabella dall'altra, non so quanto dichiarate entrambe, morale, 5 punti comunque. Come nessuna parte, entrambe le occasioni non è stata dichiarata. Questo ha fatto però un punto in più a Milano 3. Prova ad alzare anche la voce in difesa della formazione di casa, tanto spazio per Tomba che si prende il contatto qui, probabilmente falloso, non secondo Cantarini. Allora Tandoi che però al piccolo trotto arriva dall'altra parte, lo scarico per Colombo viene deviato e il possesso allora è di Tomba. C'è la corsa di Beretta che però non viene servito, Tomba dietro per Politi, altra bella transizione, stavolta Politi però si mangia letteralmente un mezzo calcio di rigore perché da pochissimi passi è andato forse un po' troppo soft, ne avrà segnati tanti nella sua carriera di questi, stavolta non è andata bene. Sì, forse overconfidence, come si dice, proprio sapeva che avrebbe segnato, invece è arrivato un po' deconcentrato e quindi errore per lui. Torna Bertoglio, 6 punti per lui in questo primo tempo, rileva Musumeci che di punti ne ha fatti 3, attacca Cinque Palmi ancora una volta forzando in questa situazione contro un difensore esperto come Politi, trova un'altra mezza stoppata in questa situazione, dentro anche il giovane col numero 10 De Capitani che si prende subito la tripla, gli viene sputata, rimbalzo ancora una volta un po' pigro da parte di Milano 3, poi Marusic cerca uno scarico complicatissimo in mezzo a tre maglie biancorosse che non trova Tresso, palla persa però, troppi rimbalzi in attacco concessi a Saronno che non ne ha la necessità perché è una squadra che di canestri ne fa e ne fa già tanti nei possessi normali. Assolutamente, è un altro problema oltre a contenere le bocche di fuoco di Saronno per Milano 3, garantire tanti extra possessi vuol dire avere più possibilità per Saronno di segnare, per Milano 3 questo non può concederlo. Tandoi trova Tagliabue con un altro bel roll da parte del numero 12, 34-21,
mini parziale di 5-0 per la formazione di casa che prova a rientrare. Eccolo qui De Capitani, giovane ex Olimpia con la maglia numero 10, che va a servire nuovamente Tomba perché non aveva trovato vantaggio. Marusic con spazio non prende la tripla ma preferisce attaccare. Buono l'aiuto di Tagliabue, cross al centro che trova Tomba che fa partire la tripla. Il pallone cade nelle mani di Tagliabue che non fa grande sforzo ma treme il rimbalzo. Ancora l'attacco di Tandoi, spazio per Bertoglio da 3 punti, sbatte sul ferro e De Capitani strappa il primo rimbalzo della sua partita. Aveva tanto spazio qui Bertoglio, sarebbe stata importante questa tripla per la formazione di casa per tornare a meno 10, in realtà si rimane meno 13, spazio per Tresso che deve prendersi invece lui la tripla dall'altra parte, anche questa va sul primo ferro, ancora rimbalzo, ritmo che non riesce ad alzarsi particolarmente, le squadre sembrano già abbastanza affaticate. Colombo si prende la tripla con spazio dal pick and roll, secondo ferro e rimbalzo di Tresso, si va da una parte e dall'altra adesso in maniera quasi forsennata. Tresso si fa depredare proprio da Colombo che vede Tandoi che praticamente si scontra con 5 palmi, preferisce adesso ragionare il 22 che va da Tagliabue, non prende il tiro, va da 5 palmi al centro dell'area, pallone pizzicato, 5 palmi praticamente stremato, va a trovare in qualche modo Tandoi che si prende la tripla che va cortissima, un po' la fotografia di un momento non esaltante di gara che finisce con un airball che si spegne sul fondo. Ultimi 2 minuti da under 14, under 15, diverse difficoltà per entrambe le squadre, infatti adesso è stato chiamato un time out, cosa che era avvenuta soltanto nel primo quarto per coach pugliese. Questo viene chiamato da coach Tatograssi. Saronno si è un po' fermato in attacco, forse sono uscite anche le sue bocche da fuoco principali, comunque caccheranno più gioco come Mariani, Fusella, Beretta che ha rifiatato e si è un po' fermata. Però Milano 3 sta facendo tanta fatica soprattutto offensivamente in questo momento, Saronno non sta permettendo di mettere piedi in area e togliere le conclusioni al ferro per Milano 3 è fondamentale per la squadra ospite. E quando siamo esattamente al 15° minuto di gioco di questo Milano 3 Basket Robur Saronno, il punteggio è 21-34, già 5 rimbalzi in attacco per Saronno che però si è garantita anche degli extra possessi su palle pizzicate che non vengono segnalate dalle statistiche ma che portano ad una rimessa molto spesso dal fondo che gli concede una chance in più di far canestro. Si trova quindi sul più 13 la formazione di coach Grassi. In questo momento 7-8 il parziale di questo secondo quarto con Milano 3 che sta rimanendo agganciata alla partita, come hai detto bene tu, anche per qualche imprecisione in attacco da parte degli ospiti che infatti riportano in campo il loro uomo simbolo Mariani con il numero 18. Rimangono in campo Marusic e De Capitani. Torna il giovane Pellegrini, ancora spazio per Politi. Dall'altra parte, insieme a Tandoi e Colombo, ci saranno anche Tagliabue, Bertoglio e il neo entrato Valdameri, che va subito a difendere in maniera molto aggressiva su Pellegrini. Marusic contro Colombo nell'uno contro uno, spalle a canestro. C'è uno scontro durissimo. Alla fine il rimbalzo con il pizzico di Tagliabue va a trovare Colombo, che vede con una gran palla la corsa di Nicolò Tandoi. Ha guardato con gli occhi Valdameri, ha servito invece con le mani Nicolò Tandoi. Meno 11 Milano 3, che sta alzando sicuramente il ritmo difensivo. Sbraccia un po' Mariani ma non c'è nulla per gli arbitri. Tandoi ancora accoppiato con lui. Mariani prende il centro, si scontra con la gran difesa di Tagliabue che adesso deve uscire su Politi perché può tirare. Backdoor di De Capitani che non tira ma fa saltare Tandoi, poi va con la mano destra, si prende anche il rimbalzo. È sfortunato il giovane numero 10 perché sulla tapin ha subito fallo ma il pallone ha ballato sul ferro senza entrare. Passaggio super di Marco Colombo che ha effettuato un passaggio che solitamente gli allenatori non piace molto, che è il passaggio in salto. Però visto la corsa di Tandoi, Milano 3 se riesce a alzare il ritmo riuscirà probabilmente a produrre più tiri al ferro e più conclusioni vincenti. D'altra parte Saronno con i rimbalzi offensivi veramente, anche con De Capitani che è entrato molto bene. All'andata aveva iniziato in quintetto questo ragazzo al 2002 di produzione Saronno, ma con un passato anche nel settore giovanile dell'Olimpia Milano è riuscito a riprendere il rimbalzo e quasi faceva un gioco a 3 punti. Fa 0 su 2 però nonostante la grande intensità con cui è entrato in campo, non ha ancora sbloccato il suo tabellino. Possesso allora per Milano 3 che rimane a meno 11. Marusic in fortissima difesa su Colombo che in qualche modo riesce a servire Bertoglio, forse muovendo i piedi in maniera sospetta. Attacca Tandoi che non trova lo scarico per Tagliabue, trova invece quello per Colombo che però non trova il fondo della retina. Possesso per capitano Giacomo Mariani che deve affrontare Tandoi, prova con il crossover, poi gran palla per Pellegrini. Sembrava aver trovato una grande difesa Milano 3 che aveva rallentato Mariani, che però
con un occhio che forse non tutti i giocatori di Cigolda hanno, trova il taglio di Pellegrini. Due tiri liberi per Saronno. Beh, si vede che è un giocatore che ha calcato il parquet della Serie B per tanti anni. Ha trovato queste situazioni, Saronno sta trovando tante situazioni di rimorchio, quei propri lunghi che stanno arrivando a rimorchio sulla fascia centrale del campo e li stanno servendo molto bene, anche quando c'è stato l'errore precedentemente di Politi, era avvenuto però con un rimorchio centrale. E Saronno sta riuscendo a trovare tante conclusioni, non da giochi, ma da flusso, da situazioni molto semplici, e questo è fondamentale. Ed è un classe 2002 il primo giocatore a raggiungere la doppia cifra in questa partita, perché Gabriele Pellegrini con il 2-2 che porta sul 36-23 Saronno trova il decimo punto, attacca Bertoglio che poi si scontra con la buona difesa di De Capitani, reo però di essere dentro lo smile, quindi il fallo è suo e non in attacco. Vediamo se lo premia con due tiri liberi o no il direttore di gara di Pavia, Rusconi. No, e sarà rimessa dal fondo, e altro cambio, va a rifiatare Marco Colombo che praticamente non è partito in quintetto ma ha giocato quasi l'intera parte di gara fino a qui disputata. Torna Gabanelli che va subito a ricevere la rimessa, deve prendersi la tripla, ne ha messa una poc'anzi, stavolta non va a bersaglio. Il rimbalzone da parte di Pellegrini che davvero sta dando una mano enorme alla sua formazione, blocca il palleggio Politi, non trova nessuno scarico, poi in qualche modo De Capitani che deve essere marcato a vista perché sta attaccando con fiducia. Il tiro da tre punti, forse da due perché il piede era sulla linea, da parte di Politi, grande intensità, rimbalzo di Valdamori che non strappa il rimbalzo ma lo fa ricevere a Gabanelli, poi rifiuta la tripla, attacca bene il fondo, subisce il contatto, si prende i due tiri liberi, momento di intensità da parte di Lorenzo Valdameri che prima è volato a rimbalzo, poi ha attaccato con convinzione e si fa un giro gratis in lunetta. Due azioni consecutive ottime di Valdameri, prima difesa con un ottimo rimbalzo, cioè più che rimbalzo è stato un tocco che però ha permesso di finalizzare il rimbalzo per la propria squadra, e poi questa finta di tiro nell'angolo e al riattacco per andare a subire fallo vicino al canestro. Riplasma la sua difesa coach Sandro Pugliese, che indica i giocatori con cui accoppiarsi nel possesso difensivo che arriverà dopo il secondo tiro libero che non va a bersaglio di Valdameri, 24-36, perché il primo invece l'aveva realizzato. Mariani con la solita gestione flemmatica del pallone non trova Pellegrini che si era aperto praticamente sotto canestro, poi finta di andare da una parte, va dall'altra, hesitation e appoggio mano destra, c'è poco da aggiungere. Dani, ti do la parola lo stesso. Tecnica al potere, altro non si può dire. Bertoglio sulla ricezione, ancora una volta più 14 da parte di Saronno, il solito tiro in palleggio e arresto da parte di Tandoi che sblocca nuovamente il tabellino per i suoi 26-38 con Milano 3 che comunque dopo un avvio abbastanza difficoltoso sta rimanendo agganciata. Pellegrini sfrutta bene il blocco, grande difesa di Tagliabue e poi in aiuto da parte di Gabanelli Marusic commette fallo, il fischio da parte dell'arbitro che prima si stava per agguantare le due mani sopra la testa, ovvero indicare un fallo antisportivo, poi probabilmente ha cambiato idea e commina solamente un fallo di trattenuta e quindi una rimessa per Milano 3. Qui Dani è sempre un po' una situazione dubbia perché Marusic rallenta un'azione che probabilmente avrebbe portato al canestro Milano 3. Cerca la palla, non cerca la palla, è sempre un dettaglio abbastanza soggettivo a scelta del direttore di gara. Infatti io non sono fan del fallo antisportivo in generale, ma proprio in queste occasioni, perché una volta puoi dare un'interpretazione, una volta puoi dare un'altra interpretazione. In questo caso è un fallo tattico, come esistono in tutti anche gli altri sport, i falli tattici esistono, è un fallo normale e quindi rimessa laterale. Richiamato Tagliabue che dopo un primo quarto non positivo si è sicuramente riscattato in questa sua seconda uscita sul parquet, rimessa quindi laterale, terzo fallo di squadra per Saronno che non è ancora in bonus, ne ha già 4 Milano 3, quindi a ogni fallo si andrà in lunetta per la formazione ospite, solito scambio di consegnati per la formazione di casa, poi Bertoglio chiude il palleggio troppo presto e trova solamente Valdameri che va da Gabanelli, arriva adesso il blocco di Mori, sfruttato bene, lo scarico per Mori non arriva perché De Capitani decolla sull'aiuto difensivo, poi attacca, chiude anche lui il palleggio forse un po' troppo prematuramente, torna da Mariani, poi si dimentica di difendere Milano 3, canestro più facile del mondo per Saronno, soprattutto se il possesso lo gestisce Mariani che vede passaggi ben più complicati di questi. Primi due punti anche per il numero 10 dei Capitani. Se Milano 3 permette questi canestri non può mai recuperare questa partita.
Mori attacca bene il centro dell'area, poi lascia andare di mano destra un secondo tempo che si insacca, 40-28, risponde sempre Milano 3 al canestro di Saronno, non riesce però a ricucire il gap di 12-14 punti sulla quale ci si è stabilizzati. Scarica ancora per De Capitani, arresto dubbio, difesa di Capanelli, fallosa, saranno due tiri liberi per lui. Qui si è spostato forse troppo presto sulla finta di tiro da parte del giovane numero 10 ex Olimpia, e probabilmente Sandro Pugliese lo va a richiamare in panchina, anche perché gravato con questo del secondo fallo della sua gara. Un piccolo errore in versione di posizionamento, probabilmente quarto fallo per Gabanelli. Abbiamo visto adesso, non ci eravamo neanche resi conto di questa situazione qua. Questo è un grosso problema perché è l'unico con Colombo in grado di poter portare palla per il roster di Milano 3, visto l'assenza di Mike Iacono. E vediamo con il proseguire della gara se questo avrà ripercussioni. Sbaglia il secondo tiro libero, ma Mori si preoccupa di tagliare fuori Fusella, ma non di prendere il pallone. Alla fine Fusella ci arriva primo, e quindi 3 punti in questo possesso, uno di De Capitani, 2 di Fusella per il 43-28 di Saronno. Adesso Milano 3 rischia di scivolare via poco prima della fine del primo tempo. Ci pensa ancora una volta il palleggio resta tiro di Nicolò Tandoi a tenere in vita i biancorossi. La difesa adesso su Mariani a poco più di 2 possessi dalla fine del primo tempo. L'uscita di Pellegrini, grande palla di Mariani, stavolta Mori è bravo però in difesa. Poi addirittura da terra Pellegrini gli sporca l'apertura su Colombo. Eccolo qui Nicolò Tandoi che deve attaccare perché in questo momento sembra il più ispirato. Non trova però il suo capitano e torna da Valdameri. Arriva Bertoglio che ha tanto spazio, non guarda il canestro e va in post da Colombo. Valdameri con spazio da 3 punti va abbastanza corto direi. Il pallone si schianta sul muro del Palabasilio. Spazio ne aveva, non è stato però efficace nello sfruttarlo. E quindi ultimo possesso, perché mancano 23 secondi alla fine di questo primo tempo, e lo gestirà Saronno che è già sul più 13. Vediamo se riuscirà ad incrementare il suo bottino. Ovviamente Mariani a gestirlo, Tandoi che gli sta francobollato, ma deve stare attento perché non può commettere fallo. Arriva il blocco adesso di Fusella, lo sfrutta bene Mariani che poi però passa la palla agli avversari. C'è spazio per Tandoi che deve attaccare a 2 secondi alla fine. Si prende il palleggio e resta tiro da 3 punti, purtroppo per Milano 3 non va a bersaglio. Finisce qui il primo tempo, Milano 3 Basket 30, Robur Saronno 43. Dani, che cosa ci aspetta in arrivo nel... I quintetti che riprendono questo secondo tempo con Colombo al posto di Gabanelli, gravato di 4 falli insieme a 5 palmi, Tandoi, Tagliabue e Bertoglio per Milano 3, Mariani insieme a Quinti, Fusella, Beretta e Pellegrini, esattamente il quintetto che aveva iniziato il primo quarto. Primo possesso per Milano 3 con Tagliabue che prende la linea di fondo, poi sbaglia il tiro da vicino e permette il facile rimbalzo a Beretta. Secondo quarto che si è concluso sul 16-17, quindi un solo punto di vantaggio per Saronno, che il vantaggio se l'era costruito però è anche abbastanza ampiamente. Nel primo quarto si lotta al rimbalzo dopo la tripla sbagliata da Mariani, e il rimbalzo alla fine lo prende Capitan Colombo che dà una gran palla per Nicolò Tandoi che sale a quota 13. Questo è l'asse che sta funzionando meglio per Milano 3. Il remake del canestro del primo tempo, Milano 3 deve trovare maggiori canestri di questo tipo per entrare in partita. Dall'altra parte Pellegrini in possesso, ricezione non facilissima, poi il servizio per Fusella, la buona difesa di Tagliabue che però poi abbassa le mani cercando la palla e probabilmente regala 2 tiri liberi a Fusella che difficilmente avrebbe trovato la via del canestro. Terzo fallo per Filippo Tagliabue, che vedremo se... secondo, scusate, fallo per Filippo Tagliabue che vedremo se verrà richiamato in panchina da coach Sandro Pugliese, se vorrà continuare con il suo lungo titolare. Dalla lunetta Fusella raggiunge quota 11 in questa partita e riporta a più 12 per il momento la formazione ospite. Pronto con il secondo, senza neanche palleggiare, prende e tira e fa canestro ancora, e quindi 2-2 in questo inizio di secondo tempo, e torna più 13 Saronno. Possesso per Milano 3 con Colombo che arriva a prendere il blocco addirittura da parte di Tandoi, lo spazio per Bertoglio che però non viene servito, poi il pallone viene deviato da Beretta e quindi non c'è infrazione di campo. Bertoglio può raccogliere il pallone, andare da Tandoi che trova lo scarico, anzi no,
per Tagliabue. La deviazione però non viene considerata volontaria e quindi non si ricicla il cronometro dei 24, 5 secondi per concludere l'azione per Milano 3 e quindi rimessa, servito Tandoica, spazio per attaccare il centro molto bene, poi subisce il contatto, non trova però il canestro. Allora dall'altra parte può correre Saronno con Mariani che vede il taglio di Pellegrini. Se Colombo trova bene Tandoi, Mariani e Pellegrini non fanno sicuramente da meno. Sì, sta vedendo veramente degli ottimi passaggi anche a schiacciata terra per premiare i giocatori che corrono verso canestro, sia Colombo sia Mariani. Adesso ottima esecuzione per entrambi i giocatori. Situazione classica di Milano 3 per liberare al tiro Bertoglio, che si fa trovare pronto e realizza la tripla che porta a meno 12 Milano 3, 35-47. Adesso buona difesa, ancora una volta sbraccia esagerando il numero 22 Beretta, ma non c'è fischio da parte dell'arbitro. Il possesso è di Fusella che non prova a tirare a tre punti, ma serve proprio Beretta che poi torna da lui in maniera più che egregia. Altro canestro di Fusella che sale a quota 14. Adesso è lui che comanda la classifica marcatore di questa partita. Ottima esecuzione, tempi perfetti, due punti facili. Altro grande scarico di Colombo per Tandoi, che poi va da Tagliabue, che attacca il fondo, scarico per 5 palmi, che rifiuta la tripla, la fa prendere invece a Marco Colombo, che sbatte sul ferro. Il rimbalzo di Mariani. Beretta è pronto già, Mori, a rilevare Tagliabue, probabilmente coach Sandro Pugliese, vista anche l'assenza di Politi in questo momento, preferisce far rifiatare il suo lungo. Fallo sul tiro ancora una volta di Fusella, che andrà nuovamente in lunetta. Stavolta il ad averlo commesso è il numero 14 Marco Colombo. Eccolo il cambio, torna Mori, fuori Tagliabue. Sì, fallo abbastanza di frustrazione a parte la difesa Milano 3 nei confronti di Fusella, veramente perfetto oggi dal campo. Nell'azione precedente Colombo sta facendo ottimi assist, ottimi passaggi ai propri compagni, ma nelle ultime partite è un pochettino, come si dice, in slump di tiro, nel senso che non sta mai segnando, e questo a Milano 3 serve come il pane. Realizza il primo ed anche il secondo e incrementa ancora il suo bottino personale Fusella. Eccolo Colombo che stavolta prova ad attaccare in velocità Mariani. Sfida tra due giocatori molto esperti di questa categoria, i due capitani. Adesso Tandoi in possesso, 35-51 il parziale, 10 secondi alla fine dei 24 per questo possesso di Milano 3, che va da Mori e poi da 5 palmi. Grande difesa di Fusella, poi lo scarico per Mori che non trova spazio, alla fine trova uno scarico per Bertoglia, un secondo dalla fine, il tempo però è finito. Un po' di indecisione qui nel possesso di Milano 3, Mori voleva tirare, poi voleva scaricare, alla fine non è venuto fuori praticamente nulla. Mori si è trovata la classica patata bollente e non sapeva cosa fare, ma prima ottima difesa di Saronno che sapeva perfettamente dove sarebbe andata Milano 3, e col corpo i difensori hanno impedito l'esecuzione del gioco. Ancora Fusella a ricevere con tanto spazio per tirare, non è quella la sua prerogativa, ma il resto lo sta facendo molto bene. Mariani col palleggio a Resettino che sbatte sul ferro. Qui anche un po' fortunata la formazione di casa, perché il pallone si arrampica sul tabellone e poi porta al 53-35, più 18 e massimo vantaggio adesso della partita per la formazione ospite, che prova a scappare via in questo inizio terzo quarto. Tandoi attacca bene, poi Virata che trova lo scarico un po' sui piedi per Mori, che poi finge di passare, stavolta fa partire un gancetto tutt'altro che semplice e trova nuovamente il canestro per i suoi. Possesso adesso di Saronno, ancora con Fusella, remake della situazione che ha trovato il canestro poc'anzi di Mariani. Stavolta il pallone lo va a ricevere Beretta e si va da Pellegrini, la difesa da parte di 5 palmi su di lui, poi c'è ancora il possesso di Mariani che si prende il palleggio, arresta e tiro, il tripla è lunga, Fusella decolla al rimbalzo spostando proprio fisicamente il sicuramente più dotato Mori, ma meno alto. Grande attacco di Beretta che quasi decolla per schiacciare, subisce poi il fallo e anche lui andrà in lunetta, terzo fallo di squadra per Milano 3 e sono passati poco più di 4 minuti. Voleva schiacciare probabilmente, ha cercato proprio penetrazione forze sul fondo, e anche Beretta fino a questo momento è stato un po' tangenziale alla parità a livello realizzativo. Se entra in parità anche lui potrebbe essere veramente il colpo del KO. Ha sbagliato il primo Matteo Beretta, 1 su 4 dal campo per lui, 1 su 3 però dalla lunetta, quindi rimane ferma quota 3 punti l'ala piccola di Saronno e si rimane sul 37-53. Opportunità ancora per rientrare per Milano 3, altra bella palla per Mori che comunque
sta portando punticini alla causa dei biancorossi e torna a meno 14, parziale di 4-0 firmato dal numero 9, imbeccato bene in tutte e due le situazioni da 5 palmi. Si apre in angolo Mariani, che deve prendersi questa tripla, raramente la sbaglia, lettura magnifica della difesa avversaria, spazio per lui e tripla dall'angolo che porta sul 56-39. Nuovamente Saronno, dall'altra parte Milano 3 con Bertoglio che finge il tiro, non è una finta però a cui abbocca nessuno, e quindi Tandoi deve attaccare il centro, deraglia però e perde il pallone, contropiede con Mariani che guarda con la coda dell'occhio la corsa da parte di Beretta, fallo di Colombo che evita i due punti facili, crolla per terra, ma sarà comunque lui ad aver commesso il fallo, vedremo se il terzo, se non andiamo errati, di questa sua partita. Quando corre Saronno, soprattutto quando in possesso c'è l'espertissimo numero 18 Mariani, è davvero una squadra che non ha rivali. In occasione della tripla, l'azione offensiva di Saronno precedente, la difesa di Milano 3 sull'uscita aveva tagliato il blocco, Mariani ha fatto una lettura semplicissima, quando la difesa taglia il blocco, allontanamento, ricezione, piede a posto e tripla per lui. Adesso è arrivato anche un fallo tecnico per Nicolas 5 palmi, per proteste. Sì, fallo tecnico proprio combinato al numero 5, ancora a caccia dei primi punti in questa partita, ed è una notizia considerato che era stato il top scorer del match interno vinto da Milano 3 contro Legnano in settimana. Adesso va a rimproverarlo quasi Sandro Pugliese, ha realizzato il primo tiro libero Matteo Beretta, che sale a quota 4, con il secondo va a quota 5, vediamo se gli lasciano anche l'ultimo, quello del tecnico, infatti è proprio così, andrà lui a prendersi la responsabilità e a realizzarla. Dopo lo 0 su 2 di prima risponde con un 3 su 3, cambio per Saronno, vediamo se va fuori proprio il numero 22, esattamente, rientra Tomba che si accoppierà adesso, vedremo con chi, proprio con Nicolò Tandoi, perché prima aveva fatto una egregia difesa su Matteo Gabanelli, più 20, massimo vantaggio ancora una volta raggiunto da parte di Saronno, possesso adesso importante per Milano 3 che deve cercare di arginare l'emorragia in questo momento. Colombo va in angolo con grande spazio per Bertoglio, che stavolta però non segna, a rimbalzo Mori regala letteralmente due probabili punti al, direi a questo punto, MVP di questo quarto, Giacomo Mariani. Milano 3 aveva creato un ottimo tiro per Bertoglio dall'angolo, lettura corretta di Colombo che aveva proprio cambiato lato al pallone trovando Bertoglio in angolo, errore per lui, poi Mori veramente ha regalato due tiri liberi, anche se il primo non è andato a segno a Mariani. Eh sì, ci perdonerà Giacomo Jack Mariani per la gufatina involontaria, sbaglia il tiro libero, è comunque una notizia. 60-39 però, 5-0 il conto dei falli a favore, per modo di dire, di Milano 3. Cade Mariani, non viene visto però Bertoglio che era rimasto per un attimo da solo, Lola Tandoi che prova ad attaccare il ferro e ci riesce, però invece Nicolas 5 palmi che subisce il primo fallo del quarto dopo che la metà è già stata scollinata, per la prima volta probabilmente riuscita ad attaccare in maniera intensa il ferro il numero 5 e ha subito il contatto e quindi il fallo, e adesso i due tiri liberi. Una delle prime volte che è riuscito a ricciolare bene e a riandare fino in fondo, la difesa di Saronno in questo caso era in ritardo rispetto ad altre occasioni, e a 5 palmi è riuscito a prendersi i primi tiri liberi della propria partita per vedere se riuscirà a muovere il tabellino. Rientra ancora un altro ex Olimpia oltre a De Capitani, stavolta in maglia biancorossa di Milano 3, Riccardo Musumeci. C'è da asciugare il parquet perché prima sulla serie di blocchi Mariani ha avuto la peggio ed è crollato al suolo, rimane comunque in campo, gestione delle sostituzioni abbastanza lunga da parte di coach Grassi, che lascia tanto spazio in campo ai propri giocatori per poi cambiare fondamentalmente tutto il quintetto. Il Lunetta Nicolas 5 palmi realizza il primo punto della sua partita, riporta meno 20 Milano 3, 40-60 il parziale quando mancano 4 minuti e 27 alla fine del terzo quarto, mette dentro anche il secondo, i primi due punti della sua partita, meno 19 per chi difende, più 19 invece per chi attacca, ancora una volta con Jack Mariani in possesso, chiamata 5 che vede l'uscita da parte di Pellegrini che però non viene servito, si va da quinti, si apre molto bene Mariani cambiando velocità e direzione in un amen, lo scarica per Fusella che deve attaccare il movimento da parte di quinti che viene servito ma non trova canestro, allora 5 palmi può far correre i suoi, si arresta, poi trova uno scarica a metà da Bertoglio e Musumeci, morale della favola, palla persa abbastanza banale da Milano 3.
quindi in possesso. Stavolta cambia la cabina di regia per Saronno, non va Mariani ma Tomba a chiamare il blocco, lo solito uscita di Pellegrini che Riccioli in maniera perfetta subisce probabilmente il contatto di Mori, stavolta non lo premono gli arbitri, allora attacca ancora 5 palmi, vediamo come va a finire questo scarico, è buono perché c'è spazio per Musumeci che si prende la tripla, è la sua giocata, altro canestro per il giovane numero 11 che sale a quota 6 punti. Cambia nuovamente la regia invece di Saronno, si torna alle mani più esperte e sagge di Mariani, anche se prima era stato costruito un buon tiro per Pellegrini. Si incarta un po' però il numero 18 che poi va da Fusella, che deve tenere il pallone al limite della metà campo con 8 secondi alla fine. Attacca Mori che difende bene, poi un tiro forse un po' affrettato da parte di Fusella che probabilmente aveva perso visione con il cronometro dei 24 tenuto in alto al canestro. Fa partire un tiro un po' screiteriato che non trova neanche il ferro. Time out per coach Grassi di Saronno, mentre era appena arrivato un altro cambio, era andato a rifiatare Marco Colombo, torna in campo Gabanelli, gravato come ricordiamo di 4 falli. Milano 3 sta effettuando lo sforzo, probabilmente vediamo se andrà a buon fine per rientrare in partita. Saronno sta trovando più difficoltà a attaccare il canestro, adesso inizieranno anche la classica girandola di cambi per coach Grassi, vedremo se la squadra ospite riuscirà a mantenere soprattutto un'efficienza offensiva che gli permetta di mantenere il vantaggio. D'altra parte Milano 3 sembra più viva, sembra maggiormente viva rispetto al primo tempo, anche in questo caso vedremo che se quei cambi questa sensazione continuerà. Impatto importante di Riccardo Musumeci per la formazione di Milano 3, è un giocatore che sicuramente non teme l'esordio quest'anno in una categoria senior, in C-Gold nello specifico, perché comunque quando entra non appena ha la possibilità, probabilmente anche perché la sua panchina, il suo coach Sandro Pugliese, coadiuvato da Carezzane e Frausini, gli dà licenza di uccidere, si prende questi tiri da 3 punti senza pensarci troppo. E nelle ultime 2 uscite è a 3 su 5, quindi anche direi una mano abbastanza calda per il numero 11 che rimane in campo. Va a servire la rimessa per Gabanelli che rischia di perdere il pallone, e sì, e alla fine non rischia ma lo perde, perché sul tocco involontario col ginocchio è andato poi a pestare la linea laterale. Brutta palla persa in un momento in cui Milano 3 doveva cercare di trovare un canestro per non far scappare via la formazione di casa, nella formazione ospite che si trova a più 16 adesso e con palla in mano si va da quinti, ancora spalle a canestro Mariani che si prende la linea di fondo, trova in un amen Fusella che stavolta però forse per la prima volta in questa partita non scarta il regalo fatto dal suo playmaker, non trova il canestro, si rimane quindi con lo stesso punteggio delle due azioni precedenti, tanto spazio per Bertoglio da 3 punti, sbagliato però, rimbalzone da parte di quinti. Va Mariani, subito il passaggio per Tomba, l'aveva capito Musumeci che però non ha rischiato l'anticipo. Tomba va ancora una volta da Pellegrini che come sempre si fa praticamente un quarto intero in campo. È giovane e probabilmente non paga rispetto a tanti altri suoi compagni la fatica di stare in campo per più minuti. Ancora una volta Fusella, stavolta il pallone glielo pizzica prima Mori che poi va a prendere anche il possesso di quinti, stavolta però in maniera fallosa, e quindi giri lunetta per il numero 9 e cambio che probabilmente vedrà andare a rifiatare Fusella. Torna in campo il numero 5 Pippo Politi. Il pick and roll tra Mariani e Fusella non è difendibile da Milano 3 quest'oggi e probabilmente anche da tutte le altre squadre del girone, hanno caratteristiche veramente importanti tutte e due, sanno attaccare bene il ferro, hanno tiro, la difesa sta facendo veramente fatica a contenere tutto ciò. Non va a bersaglio quinti con la sua mano sinistra né con il primo né con il secondo tiro libero, è pronta a rientrare Marusic per la formazione in maglia bianco-blu. Possesso per Milano 3 che trova Musumeci che però non ha spazio per far partire il solito tiro da 3 punti. Si va allora da Bertoglio che attacca bene il centro, poi si apre tagliabue dal mezzangolo per il tiro che sbatte sul ferro, lotta 5 palmi al rimbalzo con Tomba che però fisicamente regge e non è la prima volta in questa partita l'urto del contatto col numero 5 avversario, strappa il rimbalzo e allora dall'altra parte proprio Jack Mariani, finta di corpo per attaccare ancora una volta Musumeci, non appena sente il contatto non fa nulla per non accentarlo Mariani perché sa che Milano 3 è in bonus e sa che potrà andare ancora una volta in lunetta con 2 tiri liberi. Sono d'accordissimo con te quando hai detto che Mariani è l'MVP del quarto, ma probabilmente tutta la partita fino a questo momento sta portando a scuola chiunque sul terreno di gioco. Rientra Marusic, rientra anche Nicolò Tandoi, si va a riposare Nicola Bertoglio, tiri liberi per Mariani che sbaglia però ancora una volta
un po' impreciso, ecco, l'unico neo probabilmente della sua partita, questo 1 su 3 fino a questo momento. Tutta Saronno, è abbastanza imprecisa la lunetta. E che è probabilmente il neo che tiene ancora agganciata Milano 3 a questa partita, 1 su 4 per Giacomo Mariani. Notizia probabilmente di giornate della partita. Dall'altra parte va Gavanelli ad attaccare bene il centro, non può tenerlo Politi, poi grande scarico per Tagliabue che però probabilmente non si aspettava il pallone. Si fa stoppare dal recupero da parte di Pellegrini. E quindi possesso ancora di Milano 3, che qui però ha sprecato una chance ghiottissima per trovare il canestro. Gabanelli ha preferito servire il suo lungo che non tirare, non se l'aspettava. Spazio per 5 palmi che si prende la tripla. E forse per Milano 3 è andata bene così, perché vale 3 il canestro di 5 palmi rispetto a quelli che avrebbe potuto segnare Tagliabue, ovvero 2. E quindi meno 13 per Milano 3 e parità in questo quarto. Difesa zona con Tomba che attacca, Mariani di tocco per Marusic che sbaglia il tiro da 3 punti. Ma grande palla ancora una volta di Mariani. Dall'altra parte prova a correre Gabanelli che si aggancia con Tomba, che commette fallo in maniera astuta perché non è in bonus la formazione ospite e quindi sarà solamente rimessa. Vediamo se fondo laterale per Milano 3. Abbiamo visto nell'azione precedente la prima sequenza a zona di Milano 3, probabilmente ce l'aspettavamo prima, però ha portato a un recupero per la squadra di Milano 3. 16 secondi, spazio per Tandoi che rifiuta il tiro da 3 punti, attacca bene il fondo andando molto in alto ad appoggiare il pallone al vetro. Canestro buono e tiro libero supplementare in arrivo. Tandoi non si sta risparmiando né oggi né pochi giorni fa contro Legnano, probabilmente il più in forma in questo momento della formazione biancorossa. Ha tanta energia e non fa nulla per non dimostrarlo. Però c'è un fischio da parte dell'arbitro Cantarini, perché probabilmente c'è un problema sul parquet. Non riusciamo sinceramente, almeno io, a capire da questa posizione quale possa essere. Vedremo se è saltato forse una parte del legno del parquet del Pala Basilio. Va a indicare un punto il direttore di gara. Sì, esattamente così, viene reincastrata dal vice allenatore di Milano 3 Carezzano. Probabilmente è saltata. Ma perché voi non vedete con cosa la sta incastrando? La sta incastrando con il sostegno delle palette del bonus. Sta cercando di abbassare, la sta incastrando con quel pezzo di legno. Tutto risolto e quindi opportunità ghiottissima per Nicolò Tandoi, che ha la possibilità di portare Milano 3 a meno 10 se realizzerà il tiro libero che si sta andando a procurare. 15 punti per Nicolò Tandoi con un confortante 6 su 11 dal campo, più del 50% per lui. Va in lunetta e sbaglia però il rimbalzo di 5 palmi che riesce a tenere in campo il pallone e a garantire un extra possesso a Milano 3. Stavolta pigra è stata la difesa di Saronno con Marusic colpevole. Lo scarico di Gabanelli va a trovare ancora una volta Tandoi, 5 secondi alla fine dei 24. Si incastra un po' Tandoi che poi trova uno scarico per Tagliabue che tira di tocco praticamente, non trovando però il ferro. Poteva gestire probabilmente meglio questo possesso la formazione di Milano 3, che se l'era guadagnato con uno dei pochi rimbalzi di questa gara, raccolto, strappato con forza da Nicolas 5 palmi. 49 secondi e probabilmente solamente due possessi alla fine di questo terzo quarto. È tornata a meno 11 Milano 3, che sta vincendo in realtà questo quarto di due punti dopo essere andata anche a meno 20. Tentativo di rimonta da parte dei biancorossi, adesso possesso con Tomba, tallonato da Gabanelli che deve stare attento a non commettere fallo. Marusic attacca il close out di Nicolas 5 palmi, poi Pellegrini non tira subito, trova Politi che prende il tiro sbagliato, rimbalzo di 5 palmi che preferisce ragionare. C'è una discrepanza di circa 2 secondi rispetto al cronometro dei 24. Chiama un solo possesso la panchina di Milano 3 con coach Sandro Pugliesi, se lo va a gestire Nicolas 5 palmi che fa andare a bloccare Tagliabue ma poi lo ignora. Allora il possesso di Tandoi, vedremo se andrà nuovamente a portare il blocco. Il numero 12 di Milano 3 attacca con una virata buona. Ancora una volta Nicolò Tandoi, c'è il fallo da parte di Tomba. Altro giro in lunetta per l'uomo che in questo momento sta trascinando la formazione di casa. Scelta corretta, ultima azione offensiva Milano 3. Hanno cercato con un blocco cieco di mandare Tandoi a tutta velocità contro Politi che sta facendo contenimento in mezzo all'area, e questo ha portato a due tiri liberi per Milano 3. Cambi cautelativi per Sandro Pugliese, che ha rimandato in campo Nicola Bertoglio togliendo chiaramente Gabanelli, che ha quattro falli. Sbaglia però anche
questo tiro libero Nicolò Tandoi, è pronto Valdameri che però viene richiamato in questo momento da coach Sandro Pugliese, secondo a bersaglio, sale a quota 16 e porta sul 50-60 con un 1-3 nelle ultime due possessi per Milano 3, crossover e tripla di Giacomo Mariani che manda al bar con 7 secondi un giocatore. Può anche cercare di competere con loro. Ultimi decisivi minuti saranno Mariani, Beretta, Pellegrini, Marusic e Politi a giocarseli almeno in avvio per Saronno. Colombo, Tagliabue, 5 palmi, Tandoi e Bertoglio per Milano 3. Possesso con Politi che si apre, la ricezione da parte di Pellegrini che finge di andare sul fondo e poi attacca il centro. Lo scarica ancora per Mariani che va da Marusic in post basso, ha più fisico rispetto a Tandoi, lo prova a sfruttare girandosi verso il ferro. Politi che aggrappa il rimbalzo portando letteralmente a spasso Tagliabue sul tagliafuori. Arriva il fischio da parte di Cantarini, vediamo a chi viene assegnato il fallo. Sì, proprio a Filippo Tagliabue, indicato il numero 12 verso il tavolo, però non saranno tiri liberi perché il fallo è stato sul rimbalzo e non sul tiro di Politi. Rimessa con 14 secondi per Saronno che opta subito per un cambio, va fuori Pellegrini, va dentro nuovamente Tresso, unico giocatore della formazione ospite a non essere ancora andato a bersaglio. 0-1 dal campo per lui. Mariani attacca, va da Politi che fa saltare Tagliabue, si prende il tiro, subisce il fallo, realizza anche il canestro. Grandissimo possesso di due giocatori non più giovanissimi ma che ancora hanno molto da dire a queste categorie. Esecuzione magistrale da parte di Saronno. Mariani a tutta velocità prende il blocco e si butta in mezzo all'area, serve Politi, finta di tiro, Tagliabue ci casca, salta anche con un movimento che non ti aspetti da un giocatore di quella fisicità e soprattutto di quell'età, appoggio al vetro, 2-1. Eh sì, canestro che fa raggiungere ancora una volta la doppia cifra ed è esattamente nelle sue medie, raggiunge l'undicesimo punto, viaggia a 11,8. Pippo Politi con neanche tantissimi minuti in campo ma quelli che gli bastano, attacca anche Tagliabue, subisce anche lui il fallo e troverà per la prima volta in questa partita il giro dai 5,10 metri. Il punteggio è tornato nuovamente sul più 15 di Saronno, 65-50. Vedremo se riuscirà a fare altrettanto bene il lungo di Milano 3 dalla lunetta, rispondendo quindi al numero 5 avversario. Col primo va a bersaglio, pronti Marusic, Politi e Tresso al rimbalzo insieme a 5 palmi e Tandoi. Il secondo trova anch'esso il fondo della retina, quindi nuovamente meno 13 per Milano 3, possesso che però viene negato a Mariani, provano a far impostare qualcun altro per cercare di mettere in difficoltà l'attacco di Saronno, ma Mariani riceve poi successivamente molto facilmente. Politi ancora a fare a sportellate con Tagliabue che viene punito con il fallo, si lamenta Tagliabue, se le sono date un po' a vicenda, stavolta il fischio è andato nuovamente a favore del numero 5. Quarto fallo per lui. Questo potrebbe essere un problema perché è l'unico giocatore che ha la fisicità per tenere Politi per la difesa di Milano 3. Adesso coach Pugliese lo tiene in campo, vediamo ancora per quanto. Si apre Politi, lo scarico però non è preciso e non può prendere il tiro. Beretta allora viene riservito, santo spazio per lui che prende il tiro da tre punti. Tagliabue in controtempo riesce a strappare il rimbalzo, deve andare a correre 5 palmi che trova Bertoglio che si prende la tripla in transizione, sbatte sul ferro, rimbalzo, tap out molto intelligente da parte di Tandoi che deve attaccare Mariani, non prende però il fondo di mano sinistra, preferisce aspettare ancora il blocco di Tagliabue e si prende il palleggere se tiro dal centro, stavolta va un po' lungo, forse anche un po' stanco Nicolò Tandoi. Adesso Milano 3 si trova a meno 14 e deve dare probabilmente il massimo sforzo per cercare di rientrare definitivamente in questa partita. Chiamata di zona per la difesa di Milano 3 che però lascia spazio a Mariani che attacca, scarico per Marusic che però viene agganciato da Politi che poi senza guardare trova proprio il numero 6 che si mangia il tiro di mano sinistra, attacca 5 palmi che poi indietreggia, va da Tandoi che attacca il centro, ancora scarico per Bertoglio che non tira, va da Colombo che attacca il fondo, finta contro finta, non trova nessuno e torna ancora dietro dal numero 16. Spazio per Tagliabue sul centro che chiama e riceve il pallone, ancora da Tandoi, ha perso però un paio di situazioni di tiro facile Milano 3 che adesso si trova con Colombo a dover forzare a 3 secondi dalla fine, attacca il centro, subisce il fallo, si scontra e si schianta con, se non abbiamo visto male, il numero 14 Tresso. Vediamo qual è la chiamata arbitrale perché fallo sicuramente, due tiri liberi, quindi andrà in lunetta Marco Carlo Colombo, capitano della formazione di casa, anche lui a caccia ancora dei suoi primi punti in 22 minuti giocati. Tutto ok per fortuna sullo scontro successivo.
va con il primo e trova il fondo della retina, sblocca anche lui il suo tabellino portando Milano 3 ancora una volta a meno 13, l'avremmo detto più e più volte, ma il parziale è questo praticamente dal primo quarto e non riesce a rientrare del tutto la formazione di casa, meno 12 adesso con il 2 su 2 di Marco Colombo. Il fallo alla fine è stato fischiato a Mariani perché sulla penetrazione di Colombo in emergenza c'era, noi anche dal, qua, dal palazzetto abbiamo sentito il rumore del contatto e quindi è stato fischiato proprio a Giacomo Mariani. Attacca la formazione di casa con gli ospite con Tresso, lo scarica per Politi che poi pesta la linea di fondo, palla persa per la prima volta praticamente da quando Politi è in campo in questo ultimo quarto. Milano 3 riesce ad arginare l'offensiva da parte del lungo avversario, lo costringe alla palla persa e si porta nuovamente in attacco per cercare di riavvicinarsi, ricucire il gap che la vede sempre distante di tanti possessi da Legnano. Si apre Marco Colombo che ha fiducia dopo i due tiri liberi ma sbaglia il tiro. Mariani al rimbalzo, non ha nessuna necessità di accelerare il ritmo, lo scarico è per Beretta, non serve Politi che poi si apre, si torna ancora da Mariani, arriva adesso il blocco, Tandoi è in ritardo, Mariani questo palleggio rese tiro può prendere, può segnarlo, stavolta non va a bersaglio, chiama il contropiede coach Sandro Pugliese ma Colombo non alza il ritmo, poi chiude addirittura il palleggio, 5 palmi con tanto spazio, rischio di passi, poi Tandoi da 3 punti dall'angolo sbagliato, rimbalzo di Tresso, momento come un po' nel secondo quarto, un po' altalenante di partita, tanti errori, squadre che si trascinano un po' stancamente, pronto un cambio per coach Grassi, rientrerà nuovamente Fusella, Mariani attacca il centro, lascia andare una preghiera con la mano destra che non trova il bersaglio, 2 contro 1 che non viene sfruttato però da Milano 3 perché 5 palmi forse si accontenta del fallo da parte di Marusic, sarà solo di messa, rifiata sicuramente Milano 3, rifiata anche Jack Mariani che torna in panchina lasciando spazio a Tomba, vedremo chi sarà a lasciare il spazio a Fusella, proprio Politiche, quindi si va a riaccomodare in panchina. Entrambe le squadre molto stanche, adesso vedremo soprattutto Milano 3 che c'è una rotazione abbastanza accorciata per via delle assenze, vedremo se come entrambe le squadre arriveranno alla fine. Eh sì, si fanno sentire soprattutto nelle rotazioni le pesanti assenze da una parte e dall'altra. Iacone Bonola per Milano 3, Gurioli per la formazione ospite. Scarico ancora per Colombo che rifiuta il tiro, poi trova in angolo Tandoi che viene marcato a vista da Marusic perché sa che in questo momento è uno dei pochi giocatori di Milano 3 che sta trovando il fondo della retina. Attacca Bertoglio un po' senza ritmo e trova lo scarico ma trovando solamente Tomba e non 5 palmi. Altro possesso, si rimane 54-66 da un po', è pronto a rientrare ancora una volta Riccardo Musumeci, l'anticipo da parte di 5 palmi che può andare al ferro a portare a meno 10 Milano 3, buona difesa, prima palla recuperata in questo quarto sulla pallone è arrivato Nicolas 5 palmi, adesso deve difendere ancora Milano 3, non c'è un attimo di pausa perché ha riattaccato subito la formazione di Saronno. Marusic un po' indeciso in questa situazione, va da Beretta che sfrutta il solito blocco da parte del suo lungo, attacca con convinzione, si prende il contatto di Mori, subisce fallo e andrà per l'ennesima volta in lunetta per due tiri liberi. Se un giocatore, un nome di un giocatore che qui non manca mai energia in campo è Nicolas 5 palmi, primo anticipo fortissimo e due punti facili per lui. Dall'altra parte Beretta finta di attaccare il pick and roll verso il centro, cambio di angolo di blocco di Fusella, attacca fino in fondo, hesitation, riparte e subisce il fallo. Richiama Nicolò Tandoi in vista di un ipotetico finale in volata, coach Sandro Pugliese, dentro ancora una volta Riccardo Musumeci, intanto 2 su 2 di Beretta che sale a quota 8 e sale soprattutto a quota 5 su 7 dalla linea della carità, più 12 nuovamente per Saronno, 5 palmi deve attaccare Marusic, aspetta il solito blocco da parte di Modi, poi lo scarico difficile, trova le mani del numero 6 avversario che va da Tomba, che non corre, spazio per Tresso che non guarda il canestro, difeso bene da Colombo, poi tanto spazio per Marusic che può andare al ferro, rischia di sbagliare questa conclusione, trova invece il canestro. Qui si è un po' addormentata la difesa di Milano 3 su questa situazione, ancora canestro per Marusic, più 14 per gli ospiti,
possesso importantissimo a praticamente meno di 5 minuti dalla fine di questo match per Milano 3. Se lo gioca Musumeci, che trova Colombo che deve prendersi la tripla, la rifiuta però per attaccare il fondo, lo scarica e poi per Bertoglio che la tripla invece se la prende, la manda a bersaglio. C'è ancora vita perché Milano 3 in un modo o nell'altro rimane aggrappata con le unghie e con i denti allo svantaggio che Saronno cerca di allungare. Ancora possesso per la formazione ospite, cross al centro di Tomba, la pizzica 5 palmi, l'ultima a toccare però probabilmente è Fusella perché il direttore di gara ha indicato la rimessa per Milano 3, infatti è proprio così. Si lamenta Saronno, cambio con Quinti che rileva Marusic. C'è stato il tocco, Dani? Dalla nostra postazione era veramente complicato vedere che avesse toccato per ultimo questo pallone. Nell'azione precedente di Milano 3, Colombo, visto che non è un grandissimo periodo di, a livello di percentuali di tiro, ha rifilato il tiro ma ha trovato un tiro maggiormente migliore per Bertoglio che l'ha mandato a segno. Chiamata di Cornagiro che trova lo scarico per Musumeci che deve prendersi la tripla ancora una volta importante, stavolta va cortissimo, poi al rimbalzo l'ultima a toccare Mori con il piede, anzi no, cambia decisione Cantarini, è l'altro numero 9 ad aver toccato il pallone, ovvero Quinti, e quindi altro possesso per Milano 3 che però avrà solamente 7 secondi perché la tripla di Musumeci non ha toccato il ferro poc'anzi. Quindi vediamo cosa si inventa la formazione di casa. C'è spazio per 5 palmi che prende il tiro da 3 punti, va corto ancora una volta, troppo corto in questa situazione, si rammarica con se stesso. Ancora meno 11, davvero un parziale che non si riesce a schiodare dalla dozzina di punti di vantaggio per la formazione ospite che gestisce adesso con Beretta. Tanto spazio, pallone per Tresso che deve trovare il tiro, non il canestro, non riesce a raggiungere anche lui il punticino per sbloccare il suo tabellino. Grande palla di Colombo per 5 palmi, attacca il centro con contatto, si incastra, subisce fallo, saranno due tiri liberi per il numero 16, anzi no, si consultano i due arbitri, il fischio alla fine e la decisione se l'è presa Rusconi che ha fischiato passi, va però a colloquio Cantarini che forse ha fischiato prima il contatto su Nicolas 5 palmi, anzi no, confermata la decisione dei due arbitri, sono passi. Torna in campo Nicolo Tandoi per Milano 3. Vedremo al posto di chi, sì, proprio al posto di Musumeci. 3-28 alla fine, 70-59. Un po' di confusione in questo momento di partita, lo hanno accusata anche gli arbitri. Uno ha fischiato fallo, l'altro passi. Alla fine il possesso però è di Saronno. Fusella va da Tresso che attacca, va ancora da Fusella che riccioli in maniera straordinaria in queste situazioni, tira sopra la testa di Mori e fa 72-59. Gioco automatico di Saronno, pick and roll senza angolo, scarico a Fusella, due per loro. Ma davvero a memoria in queste situazioni Saronno sul pick and roll. Colombo attacca bene il fondo, si prende il primo canestro dal campo della sua partita portando nuovamente Milano 3 a meno 11. Possesso non particolarmente accelerato con Beretta che sfrutta il blocco, poi attacca il fondo, la deviazione da parte di Colombo che recriminava un ultimo tocco da parte di Beretta, non è dello stesso avviso Rusconi. Rimessa a fondo con curiosamente coach Grassi che si sta giocando forse gli attimi decisivi della partita senza i suoi due uomini più esperti, ovvero Mariani e Politi. Ci pensa però un giovane a riportare e a rimettere le cose in chiaro. Tomba dall'angolo per il più 13 ancora una volta di Saronno, perché coach Grassi si fida dei propri ragazzi, dei propri giovani, e quindi l'ha tenuto in capo. Adesso rientra Mariani ma solo perché Beretta ha chiesto il cambio, perché è veramente stanco. Spazio per Tandoi da 3 punti, va a bersaglio e per la prima volta porta Milano 3 a meno 10. Non si riesce ad andare sotto la doppia cifra di vantaggio, ma è per la prima volta dal primo quarto che Milano 3 torna con 10 solamente margini di svantaggio da recuperare. Eccolo il cambio, fuori Beretta, dentro Mariani, palla persa per Saronno e possesso per Milano 3. Questo sarà un possesso fondamentale per Milano 3, se va a segno può crederci fino in fondo. Colombo in palleggio per quello che potrebbe essere uno degli ultimi attacchi di questa partita. Spazio per Bertoglio che rifiuta la tripla, attacca Quinti, poi lo scarica per Mori che attende un po' troppo per prendersi questo gancetto che non entra perché danza letteralmente più volte sul ferro, non trova però il fondo della retina. L'aveva costruito anche bene questo possesso la formazione di casa, non è stata fortunata dall'altra parte Mariani che sfrutta molto lentamente i blocchi, poi si agganciano 5 palmi e Quinti. Vediamo a chi viene fischiato fallo. Milano 3 in bonus, quindi se il fallo è di 5 palmi saranno due tiri liberi, il fallo è proprio il suo e quindi
due tiri liberi pronti per il numero 9 Andrea Quinti, torna in campo Politi, l'avevamo detto, va fuori Fusella. Per quanto riguarda Milano 3, invece è stato segnalato dal tavolo un quinto fallo. Eh no, il fallo è stato combinato a Moli, quindi non a cinque palmi, quindi torna Tagliabue, è stato segnato al numero 9. E quindi, anche se il contatto mi sembrava tra cinque palmi, che era accoppiato con Quinti e non Mori, infatti discutono i due arbitri. Alla fine anche questa volta viene ascoltata la decisione del più esperto Rusconi. Beh, direi di sì, dai, Rusconi è un habitué di queste categorie, mentre il secondo arbitro ha le prime esperienze. Sbaglia il primo tiro libero Quinti, il secondo anche, perché sbatte sul primo ferro ma non entra. Cinque palmi col solito rimbalzo, la solita corsa, attacca il fondo, poi lo scarica per Tandoi, dall'altra parte c'era Bertoglio con più spazio, il pallone di Tagliabue è alto per cinque palmi, la deviazione di Tresso mette il pallone praticamente in calcio d'angolo come un portiere. Rimessa da fondo per Milano 3 con 14 secondi, come se fosse un extra possesso da rimbalzo in attacco per pura casualità. Vediamo chi riceve. Colombo che si prende il tiro dall'angolo cadendo indietro, rimbalzo di Quinti, fallo forse quasi volontario per mandare in lunetta il numero 9 che ha appena fatto 0 su 2 da parte di Tagliabue. Il problema però è che per Tagliabue il fallo è il numero 5, quindi anche lui va a sedersi in panchina. Vediamo chi viene inserito in posizione di 5. Eh sì, viene chiamato fondamentalmente il terzo lungo di Milano 3, El Rawi, che però in questi primi 38 minuti e 27 secondi non aveva calcato il campo, si trova in questo momento a doverlo fare. Canestro da parte di Quinti. Milano 3 forse ha un po' ceduto le armi a questa partita, dove Saronno torna nuovamente con il vantaggio di 12 lunghezze. Sì, direi di sì, questi 2 più 2 chiude la partita. Nel frattempo, se avete sentito in sottofondo i pochi sostenitori di Saronno che stanno seguendo la squadra, hanno esultato perché Saronno, dopo tanti errori della lunetta, è riuscita ad andare 2 su 2. Tandoi da 3 punti a incorniciare comunque una prestazione da ricordare, 22 per il numero 22 della formazione di casa. Spazio per Politi, 6-7-7-6, 1-11 alla fine. Mariani con Politi sul pick and roll, attacca bene Mariani che poi va da Politi, il pallone però non arriva a lui ma a Tomba che si prende la tripla, il rimbalzo è di Bertoglio che può far correre Tandoi che viene servito adesso, non ha una ricezione comoda, riesce a tenere il pallone in campo, torna ancora da Bertoglio, spazio per El Rawi che non sa cosa fare del pallone, va da Colombo, ancora Tandoi che sfrutta il blocco di El Rawi, torna da 5 palmi, attacca lui i Mariani che gli sporca il pallone da dietro e completa la sua sontuosa gara con un canestro facile facile, più 13 per Saronno. Direi che a questo punto possiamo mandare i titoli di coda per questa partita. Sì, game set e match per questa partita. Una partita che iniziamo già a fare le ultime considerazioni visto che sta terminando. Una partita che Saronno ha approcciato meglio, dove è partita subito a razzo, creando il break decisivo, un break che si è portato fino alla fine. Saronno che tornerà in campo giovedì sul campo di Legnano alle ore 20:30. Milano 3 invece tornerà dopo 4 partite consecutive casalinghe in trasferta, andrà a Gallarate, che è l'altra squadra insieme a Saronno ad aver battuto in questa stagione la formazione di coach Sandro Pugliese. Politi commette fallo su 5 palmi, non c'è bonus e quindi sarà rimessa con 2 secondi, meno 11 per Milano 3. Vedremo se deciderà di attaccare o tenere il possesso. Non c'è da considerare differenza canestri perché Saronno ha vinto sia la gara d'andata sia quella di ritorno. Sandro Pugliese però vuole far tirare Marco Colombo che attacca Mariani, però si incastra e non trova nemmeno il tiro che poteva portare sotto la doppia cifra la formazione di casa. Questo è il finale, Milano 3-67 Saronno 78. Dani ha vinto probabilmente